Avrebbe voluto essere accettata, quindi avrebbe voluto essere come l'altro desiderava. In realtà questo non accadeva e quindi io lo leggo come un regalo straordinario che lei fa all'amore, quindi non alla persona. Se so che tu hai bisogno di esaltarti le mie pene, quindi so che tu hai bisogno di vedermi così. Bisogna sentire delle donne adesso, per favore, Angelica? No, pure a me aveva colpito, so che mi salterai e che ti salterai delle mie pene, però io non la vedevo come qualcosa di, lo vedevo come una cosa negativa. Ah, ecco, anche non so se, appunto perché forse non so la sua storia. Sì, sì, è una storia terribile. Appunto, quindi... È una storia di una persona che era leggermente deviante. Noi sappiamo, qui abbiamo un avvocato a tiro d'amico, che tra l'altro si diletta di poesia, canta, no? Voglio dire, ecco, noi abbiamo una storia terribile dal punto di vista giudiziario. Le persone con la più piccola devianza venivano presi, relegati, elettroshock a profusione. È così o no? Esattamente, la legge, diciamo, ha modificato tutto adesso. Basaia, chiaramente. Non ci sono più queste case dove si curano le persone che non dovevano essere curate, stanno in mezzo a noi e vengono curate come tutti gli altri malati. Certamente, ma lì c'è stato un periodo veramente di un'oscurità, di una tenebra senza pari. La sofferenza che provocava l'elettroshock, io l'ho visto praticare, era con queste convulsioni, queste cose terribili, e veramente non so quanto credessero nell'effetto curativo e quanto non fosse la forma di pena per il deviante. Ah, questo è ancora peggio. Una forma di sedia. Allora io dico una cosa, la civiltà che partorisce l'elettroshock è una civiltà che crede soltanto nella materialità esterna. Questa è la realtà. Crede soltanto nell'esteriorità e non capisce niente dell'interiorità e soprattutto non capisce niente di quanto sia vasta l'interiorità. È così. Simone, lobotomia prima. Tra i dolori che lei ha subito, addirittura lei proprio stessa in un'intervista ha detto che quello peggiore è stato l'ordine da parte di un medico di non innamorarsi. È pazzesco, perché comunque questa è stata proprio l'ingerenza peggiore per l'intimità di una persona. Sì, lei stessa l'ha detto, ha ricevuto proprio l'ordine per, diciamo, terapeuticamente, per una terapia. Sì, lei non doveva innamorarsi, doveva comunque chiudere le emozioni. Perché contaminava, capito? Che essendo quando forse proprio l'amore è l'antidoto migliore per superare comunque... Sì, ma no, ma dietro c'è un razzismo senza limite. È pazzesco. Oddio, beh, ricordiamo l'Ombroso, ricordiamo le aberrazioni della teoria di Lombroso e poi la lobotomia, dicevamo prima con Corrado, prima ancora dell'elettroshock c'era la lobotomia, cioè ti ascoltava una parte del cervello. Io avevo, quando ero ragazzo, il figlio del mio, del signore che custodiva... il portone, che litigò per un professore, aveva ragione lui, siccome uscì fuori di voce, me lo ricordo benissimo, fu preso e lo stesso giorno gli fece l'elettroshock perché aveva osato inveire contro il professore. Gli hanno fatto troppo. Prima ha vissuto qualche anno come imbambolato e poi morì. Imbambolate anche dall'insulina, perché ecco, gli vietava l'amore, come gli vietava qualsiasi agitazione, dovevano stare in uno stato quasi di quiescenza. Sì. Per non disturbare. Cui elettroshock e poi insulina e questi si gonfiavano, stavano lì gonfi, semi ebeti. Torniamo alla Merini, Silvia. Sì, a me ha colpito molto il fatto che lei chieda aiuto affinché le proprie mani escano dal buio, il fatto che le mani siano legate dalle catene, quindi lei sente proprio un'impotenza nel movimento e quindi l'unica forma di pace, di quiete, l'unica scappatoia, l'unico modo per vivere sono le parole. Lei si lega all'amato con la forza delle parole. Ma è evidente che lei si è salvata grazie alle parole della poesia. La poesia risanatrice, tra l'altro. Probabilmente le avranno vietato le parole, appunto, perché se le hanno vietato da mai. Ha scritto per tanti anni. Lei ha non ha scritto per anni e anni. Ma lei per un ventennio si è fermata comunque. Grazie. Uno si dimentica, tra l'altro, noi siamo in una civiltà dove Cristo ha insegnato che solo l'amore. Ha insegnato solo l'amore. Certo. Come è nato tutto questo? Da quale mostruosità positivista, empirista, è nato questo tecnicista, è nato questo orrore, come tanti altri? La tecnica ci ha dato molte cose, ma anche quella che sta distruggendo il nostro pianeta, ricordiamocelo sempre. La poesia, se c'è qualcosa che ci salverà, sarà proprio la poesia. Guardate. Allora, andiamo a un'altra lirica. Adesso, direttore, passiamo ad una lirica appunto di Corrado Calabrò, del poeta Corrado Calabrò. Certo, vediamola. Natura fredda. Sentite bene, è un'altra folgorazione, dico un'altra perché è stato ospitato in un'altra nostra trasmissione e speriamo, Corrado, che ti sia trovato bene, così puoi tornare. Piacere. Sei apparsa sul mio sentiero
come una nuvola fredda che in un istante è grande quanto il cielo. Bella! Accidenti! Graziana? Sì. È come una IQ queste folgorazioni, sì, brevissime. Sei apparsa sul mio sentiero come una nuvola fredda che in un istante è grande quanto il cielo. Bene, bene, bene. E adesso faccio una cosa che non ho fatto mai. Mai. Corrado? La leggi tu? Vieni, vieni. Sei apparsa sul mio sentiero come una nuvola fredda che in un istante è grande quanto il cielo. Devo dire che la sua lettura rende superfluo il commento. Sì, sì. È fulgurante anche la stessa lettura del poeta. Sta avendo successo qui in mezzo a noi, Calabro. Non è così. Che poeta vero? Non è così semplice. Che credere, questi sono più severi di quanto si immagini? Questa è una squadra ben oliata. Ricordiamo che il testo, grazie, che abbiamo presentato è tratto da questa bellissima opera della Mondadori, che ha un titolo emblematico, Una vita per il suo verso, se non sbaglio. Sì. Appunto, Una vita per il suo verso. Ed è un bel titolo. Mi è piaciuto moltissimo, tant'è vero, è pieno di linguette, perché insomma, io dico la verità, lo usate spesso le sue liriche, lo usate per leggerle anche in trasmissione, ma lo usate anche nelle antologie che ho curato. Beh, ricordiamo che è tradotto in moltissime lingue. Cinque lingue. Famoso cinque lingue a livello internazionale, quindi. Cinque lingue. Abbiamo un gradito ritorno. Sì. Chi è? Alessandro da Crissa, che è un bravissimo tenore che abbiamo già ospitato. Abbiamo già ospitato, che rispediamo molto, ma molto volentieri. Bentornato Alessandro, grazie di essere qua. Beh, Alessandro va in tante trasmissioni adesso. Siamo stati lieti, insomma, di averlo, come dire, di averlo ospitato, non dico per primi, eravamo i primi? Secondi. I secondi, insomma, siamo, adesso. Però lui non si dimentica e quindi torna anche tra noi che abbiamo i 100.000, 200.000, 300.000 telespettatori, magari lui adesso ne abbia milioni, e quindi lo ringraziamo di questo gesto reciproco di umanità. Bene. Voglio farvi un regalo, spero sia gradito, di una serenata romana che ho conosciuto adesso, ho imparato adesso, che mi ha dato tantissime emozioni, volevo condividerle bene con voi. Dai. Affacciate nunzia, core adorato, che stanottata invita a far l'amore. Il cielo è tutto quanto imbrillantato, la luna manna sfasci lo splendore. E tira un venticello dolce dolce che fa smuovere le fronne adagio adagio, a quando a malapena che le storce e fai appiccica tra loro un bacio. Affacciate nunziata, boccuccia de fravola in su.
fatte vedere lassù, lassù. Bravo, bravo Alessandro, bravissimo. Volevo ringraziare il maestro Caruso per l'arrangiamento, un arrangiamento straordinario. Grazie maestro per la concessione. Grazie tante. Torniamo? Assolutamente sì. Grazie mille. Grazie. Grazie. Grazie a voi. Bene. Allora, torniamo alla lirica di Calabrò, per gentilezza, perché non l'abbiamo commentata, non l'abbiamo vissuta totalmente, secondo me. Vorrei che tutti si esprimessero al riguardo, perché è così folgorante ed è così piena. Abbiamo